movimento più possibile e portarlo fuori per manifestazioni importanti come in fondo questa è tornata ad essere dalle sedi storiche o canoniche, direi che è una cosa positiva. Qui a Novara, dopo che avevamo sondato varie sedi italiane sempre un po' più, come dire, decentrate, no? Fuori dalle storiche, ecco, abbiamo avuto una risposta entusiastica, veloce, rapida, impianto nuovissimo, molto bello, e allora diciamo che è stata, come dire, facile mettersi d'accordo. Staremo qui quest'anno e la prossima edizione come minimo e poi vedremo. Se questo per di più serve a far appassionare altri giovani, creare entusiasmo in questa città dove c'è già pallanuoto, ancora in serie minori, e magari muovere sinergie economiche eccetera e far sì che anche loro si affaccino alla pallanuoto nelle massime serie, per noi è un risultato importante, positivo. L'aver ritrovato la formula iniziale, quella a 4 squadre e non a 8, è un atto di autocritica che diamo atto alla Lega di aver compiuto. Complimenti. Beh, no, grazie di questo, anche perché noi siamo dei... Poi l'anno scorso abbiamo provato a 8 e ci siamo accorti che era eccessiva, pesante, farraginosa. Era impossibile, sia per la logistica, per le troppe partite, insomma, no. Allora alla fine la formula giusta è una Final Four, no, che ricalca le manifestazioni di maggior prestigio della pallanuoto di qualunque livello, nazionali e internazionali. Presidente Alberti, un giudizio sul fatto che il campionato prossimo anno avrà due stranieri e non più tre, però poi si neutralizzano atleti, e non c'entra il caso specifico, come Marz, che gli italiani non saranno mai. Non è un po' trovare una soluzione, scamotage, non parlo del nervi, ripeto, ma parlo di una metafora. No, del nervi no, perché magari... Gli allenatori, mentalmente difficile. Intanto Franco Venditti con ottima scelta ci ripropone gli momenti più interessanti di questa sfida, che ha avuto anche buoni gesti tecnici, mi sembra poter dire. Sì, questo è vero. Ne abbiamo visto prima un grande gol di Alessandro Cacaterra. Intanto abbiamo Maurizio Felugo che ci viene a trovare. Maurizio, complimenti ancora una volta per una partita che dice che il Recco parte favorito contro il Savona domani. No, direi di no, è una finale, è una finale facile. Ma la forbice tra il Recco e il Posillipo l'hanno aperta decisamente, gli infortuni che stanno complicando maggiormente la vita a Carlo Siripo, il tuo amico Carlo Siripo? Credo di sì, perché a questi livelli, soprattutto quando giocano con noi, che abbiamo a disposizione una rosa così ampia, sappiamo che i cambi, giocare magari 4 minuti e poi uscire a riposare, fa spesso la differenza. Però, come l'ha dimostrato a Napoli, bisogna sempre giocare al massimo, perché sono tutti campioni e se non li... Ma diciamo che una vale l'altra, sono quattro squadre fortissime. L'Amlados in finale scudetto gara 1 vinceva anche a Dubrovnik, che penso sia uno dei campi più difficili, quindi sappiamo che è una semifinale di Eurolega, siamo abituati a giocarla. Sorriso e fai bene, certo è che dà un senso di impotenza lavorare e bene come stai facendo tu e poi non avere gli interpreti che pensavi di poter avere. Sì, diciamo che ora conta molto anche l'aspetto psicologico, perché sai, comunque abbiamo una squadra che nonostante le assenze di Postiglione e Bencivenca, di Postiglione e di Bonocore, comunque hanno sempre dato tanto, sia dal punto di vista nervoso che dal punto di vista fisico. Ora sai, durante la partita un altro infortunio, a quel punto viene anche il morale un poco meno, certo. No? Però non fa niente, pazienza, quest'anno più che un campionato sembra, non so come definirla, una via crucis, non lo so, fate voi. È diventato veramente una cosa difficile da sostenere, però comunque dobbiamo guardare avanti, siamo ancora in corsa per i playoff. Recupereremo ora le energie necessarie per quella che sarà poi la nostra avversaria nei quarti di finale dei playoff. Una squadra comunque che è cresciuta tantissimo in questi ultimi mesi, soprattutto per l'arrivo di Baldinetti, hanno riacquistato fiducia, giocano una pallanuoto molto aggressiva, sicuramente saranno delle belle partite. Carlo, io sono convinto che ti emozionerà oggi nel caso della pallanuoto sentire la sera dedicata a Enzo D'Angelo, il tuo primo grandissimo maestro che tutti noi oggi ricordiamo. Sì, mi hanno chiesto di ritirarla perché comunque la famiglia ancora non se la sentiva,